Ok, allora, Il vuoi microfono è ben fare una aperto, non si... presentazione della materia? Il No, diritto comparato? vabbè, niente, semplicemente comparare le diverse costituzioni dei paesi, cioè il diritto pubblico di diversi paesi, principalmente di quelli occidentali, anzi più o meno solo di quelli occidentali, poi gli altri, vabbè, magari più avanti li vedremo. Allora, quindi partiamo dall'Inghilterra. Parlami un po' del sistema elettorale, la forma di governo. No, cos'è che mi Sistema sono... elettorale. Il sistema elettorale... Niente, è un sistema elettorale maggioritario. Maggioritario vuol dire che è a turno unico, praticamente il territorio inglese è diviso in circoscrizioni elettorali, all'interno della ognuna delle quali si elegge un solo parlamentare con la maggioranza. Molto semplice, cioè più o meno ogni circoscrizione chi prende più voti diventa parlamentare, punto. E come funziona il Parlamento? Cosa vuol dire? Come è costituito il Parlamento? Come, hai detto come funziona? E anche come funziona, sì. Sono due domande diverse. Come è costituito? Allora, ci sono il Parlamento inglese, è diviso in due camere, la Camera dei Comuni e la Camera dei Lord. La Camera dei Comuni è composta da, mi pare, 600 me 650 membri, una roba del genere. E niente, la Camera principale, la Camera rappresentativa, diciamo, la Camera bassa, quella che più o meno ha l'ultima parola sulle votazioni. Invece la Camera dei Lord è un rimasuglio di un'antica Camera aristocratica che è stata depotenziata con varie riforme. Membri sono variabili perché boh, sono una cozzaglia di tutti un po' i privilegiati, così, e non ha potere. Non ha potere, diciamo, cioè ha una camera di ripensamento, vuol dire che può bloccare, diciamo, l'iniziativa della Camera dei Comuni, punto, tutto qua. Può bloccare l'iniziativa. Una Sì. sorta di veto. Sì. E infatti si parla di bicameralismo. È imperfetto, perché le camere sono diverse. E le cause di scioglimento o di questionamento? Camere dei casi di scioglimento possono essere o l'autoscioglimento, che può verificarsi in diverse situazioni, oppure può esserci per esempio la mozione di sfiducia, mi pare. Non so cos'era l'altra. Eh Mozione di sfiducia, sì. domanda così. Eh sì, mozione di sfiducia all'esecutivo. Cosa mozione di fiducia, quindi l'esecutivo? Perché boh, in teoria se si fa la mozione di sfiducia dovrebbero trovare un altro premier in un certo periodo, se no decade tutto e basta, si scioglie tutto. E ci sono... Nuove elezioni. Sì. Invece la figura, parlami prima della figura della regina e poi del governo. Vabbè, la corona è il tipico esempio di capo di Stato irresponsabile e neutrale, quindi non può agire da sola, nel senso che i suoi atti devono essere controfirmati o dal primo ministro o dal ministro competente. E più o meno, quindi, cioè, è irresponsabile, nel senso che, cioè, i suoi atti non li prende con la sua responsabilità, ma sono sempre controfirmati. E poi, più o meno, diciamo che l'unico potere che potrebbe esercitare è se non si trova subito un premier dopo le elezioni, cosa che non capita più o meno, perché non si trova il premier, allora magari c'è confusione, allora può, dato che lei in teoria è lei che nomina il premier. Quindi in quel caso, però di solito non, cioè, lo nomina, ma in base al partito che ha vinto, cioè chi ha vinto di più il partito, c'è cioè già un leader, quello diventa il primo ministro. Però se c'è un risultato confuso, lei può esercitare un po' più discrezionalità in questo potere, punto, tutto qua. Il massimo che può fare, diciamo, che è importante comunque. Basta tutto questo potere. E invece il governo? Il governo, allora, più o meno...
Il governo allora si forma col primo ministro, come ho detto, che è nominato dalla regina ed è il leader del partito che ha preso più voti. E poi cosa succede? Che il primo ministro cioè propone i ministri che sono poi nominati dalla regina, e questi sono i suoi ministri, e tra i suoi ministri se ne sceglie 20 circa, che vanno a formare poi il cabinet, che è un po', diciamo, il centro del potere. E niente, poi più o meno cioè, è un potere molto forte, perché diciamo che c'è un raccordo molto forte tra il governo e il Parlamento, in quanto i partiti hanno una disciplina molto rigida. Ed inoltre, come ho detto, è il leader e il capo del partito che ha vinto, che quindi ha pure la maggioranza in Parlamento. Quindi più o meno l'indirizzo politico del governo è accolto sempre dal Parlamento, abbastanza liberamente. E niente, quindi diciamo che si dice che è un po' una dittatura elettiva quella inglese, perché ha tutti, cioè, è molto forte il potere del primo Infatti non ministro. c'è un'opposizione. C'è l'opposizione, che è quella del partito che ha perso. Praticamente ci sono due partiti in Inghilterra, cioè il maggiore. Il partito che ha perso diventa l'opposizione e diventa il leader del governo ombra, come si dice, e che è un po' l'opposizione di Sua Maestà, come si dice. Però sì, c'è l'opposizione, Cioè, però quello. se non c'è maggioranza. Sì, diciamo che la maggioranza in Parlamento ce l'ha di certo comunque il primo ministro, perché funziona così. Ed è fatto apposta, cioè, anche per facilitare il governo. E poi se magari mi dimentico qualcosa, dimmi, non è che mi devo ricordare tutto tutto. Cioè, se magari mi dimentico una cosa importante e tu la vedi, dimmi. Sì, dimmi. Beh, no, dai, hai detto tutto. Mentre amministrazioni. L'amministrazione è, diciamo che, vabbè, è sotto l'esecutivo ed è più o meno, cioè, l'amministrazione centrale si occupa più che altro di mandare direttive, che poi sono sviluppate a livello locale. Si parla di amministrazione decentrata, infatti, perché è abbastanza decentrata. Ok, e invece il potere giudiziario? Il potere giudiziario, vi sono, Come allora, caratteristiche? ci sono, diciamo, cioè una figura molto importante all'interno è il Chief Justice, no, il Lord Cancelliere, che è un membro della Camera dei, no, il Lord Cancelliere, che più o meno è un po' come il nostro Ministro della Giustizia, e ha delle funzioni molto importanti in quanto amministra e nomina pure dei membri delle corti. Poi, che dire, cioè, ci sono diverse corti, c'è la principale, la Supreme Court of the United Kingdom, che è stata istituita di recente, è stata un po' una rivoluzione all'interno del sistema inglese, ed è la corte che più o meno è la corte suprema, quindi giudica in appello su tutte le altre corti. Poi vi sono, però c'è da specificare anche che in Inghilterra non esiste la Costituzione, cioè non c'è un testo costituzionale, e questo ovviamente, cioè, va a cambiare un po' tutto quello a cui siamo abituati noi. Infatti, cioè, più o meno, beh, ma non me l'hai chiesto, quindi niente, e basta. Non Poi c'è ci una Costituzione, quindi c'è questa Camera che basa su. No, no, niente, semplicemente è la Camera Suprema Decide. che, cioè, A cui si rimanda le sentenze e basta. sì, è un po'. E poi, vabbè, risolve anche i conflitti di competenza, per esempio tra i diversi livelli, per Ah, ok. esempio magari tra la Scozia e l'Inghilterra, perché poi c'è quella devolution, che appunto mettere i poteri, ha devoluto dei poteri appunto alla Scozia, al Galles e all'Irlanda del Nord, perché si vuole puntare un po' a decentrare, eccetera. L'unica forma di controllo un po'. E in effetti in Inghilterra c'è ancora,
l'idea molto forte che è il Parlamento quello che deve difendere i diritti delle persone, e infatti le leggi del Parlamento non sono soggette al sindacato di costituzionalità come negli altri paesi, perché la Suprema è ancora la fonte suprema. Poi ovviamente c'è la Common Law, che sono tutta dovuta da tutta quella serie di atti a partire dalla Magna Carta, e che vanno a difendere un po' i principi delle individuali, eccetera. Una sorta di costituzione. Sì, era questa qua, la Constitution, come si dice, anche se non è scritta. E poi ci sono gli statutes, che sono le leggi positive fatte dal Parlamento, fino alla dottrina e le conventions e le rule e law del Parliament. E poi, ecco, volevo dire che l'unica forma di controllo un po' che potrebbe assomigliare a quello costituzionale è quello dato dall'incorporazione della CEDU all'interno del Regno Unito, che è stata approvata. E nel senso che c'è la CEDU, appunto, la Carta dei diritti europea, e in Inghilterra più o meno i pubblici poteri non possono comportarsi in modo incompatibile con questa carta, e se la Corte può diciamo rilevare l'incompatibilità, però questo non comporta subito il decadimento della legge che è incompatibile con la CEDU, ma comunque apre al governo la possibilità di cambiarla, cioè è un forte... Beh, ma non è poi forte perché non è uscito. Boh, non so se adesso c'è ancora, cioè non so cosa è successo a questo fatto, però resta il fatto che eravamo... Non è stato detto. No, nel libro è del 2018, in teoria era già avvenuto in parte, non so. Vabbè, comunque... Boh, non so. Mentre prima hai parlato della devolution, cosa vuol dire? Devolution vuol dire semplicemente che si sono istituite, dato che ci sono, diciamo, l'Inghilterra, il Regno Unito è composto da queste quattro nazioni, che sono l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord. E niente, per esempio il caso emblematico è quello della Scozia, che gli è stata assegnata una sorta di parlamento e un esecutivo. E cioè, praticamente il Parlamento scozzese può legiferare sulle leggi che non sono del Parlamento di Westminster, che c'è quello dell'Inghilterra. Poi c'è la Convenzione di Sewell, che dice che più o meno il Parlamento può legiferare sulle leggi che non sono del Parlamento di Westminster, che è quello che non sono di competenza. Sì, di quelle di inglesi, quelle del Parlamento inglese centrale, diciamo. Quindi cioè, c'è stato un po'. Cioè, ci sono delle materie su cui puoi normare quello. Sono materie divise, cioè. Sì, sì. Cioè alcune che sono fatte dal centro e altre che magari possono fare loro. Sì, saranno i regolamenti, sì, le cose più locali. E basta, questo più è uguale un po' per il Galles e l'Irlanda del Nord. Ok. Vabbè, quindi in Inghilterra più o meno prende. L'Inghilterra è semplice perché alla fine c'è poco da. Ok. Bene, quindi passiamo agli Stati Uniti, dai. Allora, parlami un po' della storia costituzionale. Sì, beh, velocemente, vabbè, sanno tutti, cioè, c'è stata un po', vabbè, l'Inghilterra metteva le tasse, col Revenue Act, lo Stamp Act, eccetera, è scoppiata la guerra per questo fatto. E allora poi arriviamo fino alla dichiarazione di indipendenza 1776 e poi alla famosa stipulazione della Costituzione del 1783, prima Costituzione, e niente, tutto qua, c'è semplicemente il conflitto con l'Inghilterra, questo è un po' quello che è importante sapere per la Costituzione, cioè non c'è niente di... Quindi si parla di connection compromise. Ah vabbè, qua si parla le prime dispute, cioè all'inizio era una confederazione, poi è diventata una federazione. Per esempio, cioè, dato che era una federazione, si voleva trovare un meccanismo per tutelare gli stati più piccoli con meno popolazione. Quindi si è trovato un po' il meccanismo di far sì che il congresso, che è formato dalla Camera dei rappresentanti, mi pare, poi dal Senato. La Camera dei rappresentanti praticamente ha tanti membri in base alla popolazione dei singoli stati, invece il Senato ce ne ha due per stato. Okay. E quindi non dipende dalla popolazione. E in questo modo sono tutelati anche i stati più piccoli, perché... Ma,
questo il Connecticut. Compro. Sai che cambia la federazione con federazione? Questo è un po', diciamo, cambia, cioè, un po' il modo in cui sono assegnati i poteri al centro. Perché federazione, il centro c'ha tutti i poteri, c'è solo i poteri che gli sono stati dati dagli stati. Invece la confederazione, cioè, penso sia più, boh, cioè, in realtà non so bene, cioè, vabbè, comunque so cosa è la federazione, questo è la confederazione. Boh, devo cercherò su internet. Boh. Ok, mentre qua è indicato revisione costituzionale, quattro modi. Ah sì, ci sono quattro modi. Nella costituzione, ma nel mondo odierno. Sì, sì, ci sono quattro modi di cambiare la costituzione. Più o meno ci sono due modi per la proposta e due per la ratifica. Per la proposta può partire o dal Parlamento, dal Congresso, o da un'apposita convention che viene fatta apposta per cambiare la Costituzione, e ci vuole una maggioranza qualificata che mi pare sia due terzi, penso, tre quarti, comunque ci vuole una maggioranza qualificata. E poi l'altro... Proposta a due terzi. Sì, a due terzi, quindi ok. Quindi o la convention o parte dal Congresso, entrambe le Camere, oppure, e poi due modi per la ratifica, che sono o sempre ogni singolo stato deve votare, oppure delle convention dei singoli stati. Tutto qua. Ok, ma quindi parlami un attimo di come è fatto il Parlamento, il suo Congresso. Niente, il Congresso è composto da due Camere, Camera dei Rappresentanti e Senato. E Camera dei Rappresentanti, abbiamo già detto che ogni stato ha tanti membri in base alla sua popolazione, ci sono, vengono fatti censimenti decennali per questo, e niente, poi il metodo di elezione è sempre, è un po' quello inglese, maggioritario, turno unico, non so, penso. E poi sì, collegio uninominale vuol dire che c'è solo, come in Inghilterra, cioè. E poi ogni due anni, perché ci sono le famose elezioni di midterm, che sappiamo un po' cosa sono, cioè ogni due anni si cambia tutti i membri, ma spesso vengono rieletti gli stessi. E il Senato invece, come ho detto, ha due membri per Stato, quindi i Stati sono 50-100 membri, quindi già la loro minoranza numerica gli dà più prestigio. Cambiano per un terzo ogni due anni, quindi durano sei anni, quindi durano molto di più degli altri. E i poteri delle due Camere sono un po' diversi, perché diciamo che per esempio la Camera dei Rappresentanti vota su... Allora, partiamo dal Senato, che è più semplice, perché il Senato è un po' quello che poi è legato più al Presidente, perché vota per esempio sui trattati internazionali, il Presidente ha bisogno del suo appoggio, o sulle nomine di vari organi, eccetera. Funzionari federali. Sì. E invece il Congresso, la Camera dei Deputati, dei Rappresentanti, cos'è che c'è scritto? Boh, le leggi fa, cioè, non so, normale. Leggi, finanza. Ah, sì, fa le leggi su finanziarie. Questo, sì. E poi ci sono divergenze nell'impeachment. Ah, divergenze nell'impeachment, perché la Camera dei Rappresentanti fa l'accusa, invece l'altro fa la condanna. Al giudizio finale. Al giudizio finale, sì, ok. Ecco, si parla di bicameralismo sostanzialmente perfetto. Sì, sostanzialmente, perché le funzioni cambiano in queste poche cose. Però per fare la legge c'è bisogno dell'approvazione di entrambe le Camere. E infatti anche in America c'è la navetta, cioè che una legge passa da una Camera all'altra finché non si trova un accordo. Ok. Invece, com'è il procedimento legislativo? Sì, come ho detto, ogni camera c'è bisogno della approvazione in ogni camera, il testo passa dall'una all'altra e ci può essere convocata una commissione di conciliazione, mi pare, e per trovare un testo in comune, e basta più o meno. E poi ci vuole, ecco, la parte importante, ci vuole l'approvazione del Presidente, che può porre il proprio veto, e
questo veto presidenziale può essere superato se le Camere gli approvano la legge con la maggioranza dei 2/3, mi pare. Mi sembra un terzo. Un terzo, poco, deve essere. No, sarà 2/3. Va bene, mentre i partiti... Vabbè, i partiti sono due, anche lì più o meno. E niente, diciamo che è particolare perché un po' diverso dall'Inghilterra, perché i partiti più che altro non hanno una vera... Cioè, soprattutto prima, adesso forse un po'... Non hanno una tendenza ideologica precisa, sono più che altro dei collettori del consenso. Diciamo che anche i parlamentari rispondono più alla fine al territorio in cui sono stati eletti, cioè c'è più una caratteristica localistica. Ed infatti il presidente spesso non c'è una maggioranza compatta, perché non c'è una linea di partito, ma ognuno tenta di difendere gli interessi del proprio posto, diciamo. Okay. Quindi c'è questo fatto un po' diverso dall'Inghilterra. Ok, mentre la struttura giudiziaria? La struttura giudiziaria, allora ci sono a livello federale e a livello statale. Cioè, nel senso che a livello statale c'è tutte le sue corti, più c'è la Corte Suprema statale, che è un po' come la Corte Costituzionale di ogni singolo Stato. E poi c'è il livello federale, che è composto da diversi livelli di giurisdizione. Ci sono le corti di appello, le corti di primo grado, eccetera. E in cima c'è la Corte Suprema, che appunto... Corte Suprema, che è composta da giudici nominati dal presidente, però ci vuole l'assenso del Senato, sempre per il fatto dei check and balance, cioè che i poteri, diciamo, c'è un po' l'idea che i poteri devono essere condivisi tra i vari organi, in modo che ci sia un controllo, perché se legge solo il presidente avrebbe un potere troppo grande da solo. E poi questo è un fatto anche un po' diverso da Inghilterra, infatti è interessante sottolinearlo, perché in Inghilterra diciamo che, cioè, i membri del governo sono gli stessi del Parlamento e non c'è divisione in questo senso, mentre invece in America si vuole molto dividere le funzioni, c'è, cioè, molta divisione dei poteri, quindi per esempio un membro del governo non può essere un membro del Parlamento, e in più c'è tutto questo sistema di poteri condivisi, soprattutto io ho andato tra Presidente e Senato, e basta. Poi la Camera, vabbè, la Corte Suprema di cui stavamo parlando, più o meno giudica, fa sia giudizi, cioè una sua giurisdizione originale su un po' gli ambasciatori, quindi giudica su quei casi lì, poi giudica sui conflitti di competenza, giudica per interpretazioni di forme fra varie corti, giudica se non sono state rispettate le procedure normali, e poi è stato istituito anche con una particolare sentenza, il judicial review, che è un po' il controllo di costituzionalità sulle leggi, e quindi c'è un controllo diffuso, significa che ogni giudice può dichiarare incostituzionale una legge, quella legge però quella varrà solo, non erga omnes, ma solo tra le parti del processo, quindi la legge sarà disapplicata in quel processo. Tuttavia in America, sebbene in modo meno marcato che in Inghilterra, vige anche il principio dello stare decisis, quindi quello dei common law, cioè che le sentenze prima comunque hanno un certo valore anche per il dopo, e quindi diciamo che più o meno le corti saranno dichiarate incostituzionali una legge, anche in dopo lo sarà, a meno che non cambia le condizioni che hanno provocato l'incostituzionalità. E quindi se la Corte Suprema dichiara incostituzionale una legge, diciamo che un po' tutto gli Stati Uniti vale un po' per tutti questa cosa. Questo. Va bene. Ok, va bene. Va bene, quindi in America ci siamo. Sì, anche questo è abbastanza semplice, Stati Uniti. Ok, passiamo alla Francia. Anche qua, dai. Parliamo un po' della storia costituzionale. Vabbè, dai, Francia si sa, rivoluzione francese, dichiarazione dei diritti dell'uomo 1789. E poi passiamo subito al secondo dopoguerra. Prima ci fu una prima costituzione nel 1946, che fu votata anche in referendum, fu approvata. Tuttavia poi in Francia ci fu la crisi d'Algeria, cioè l'Algeria è una colonia francese, ci fu la guerra, eccetera.
ci si voleva più un accentramento dei poteri, quindi il Presidente della Repubblica era De Gaulle, che è il generale della Seconda Guerra Mondiale, e niente, praticamente lui chiederà più o meno, penso, una sorta di pieni poteri, e chiederà anche di poter cambiare la Costituzione, cosa che viene fatta. Infatti l'attuale Costituzione francese è quella del 1958, che inaugura la Quinta Repubblica, e è una Costituzione un po' diversa, perché in effetti si nota una particolare concentrazione dei poteri, ma vedremo, sì. Lo vedremo in seguito, va bene. E per quanto riguarda i diritti fondamentali? Allora, i diritti fondamentali, diciamo che nella Costituzione c'è un preambolo nel quale viene detto, vengono citate la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 e la stessa Costituzione del 1946, quindi questi testi, sebbene siano passati, hanno ancora valore per la Costituzione francese, e infatti tutti i principi di questi testi sono a livello costituzionale e formano il cosiddetto blocco di costituzionalità, che è un po' sono quell'insieme di norme che vanno a costituire il parametro di costituzionalità in base al quale poi il Consiglio Costituzionale voterà sulla costituzionalità delle leggi, diciamo. Okay. E mentre come funziona il meccanismo di revisione costituzionale? Allora, la revisione costituzionale, allora, può esserci due modi, mi pare. Cioè, la riforma e la revisione, giusto? Sia presidente che parlamentare. Vabbè, sì, l'iniziativa ce l'ha sia il presidente che i parlamentari. Approvazione, referendum o no, limiti di revisione. Ah, va bene, allora è più semplice di quello che c'è. Semplicemente ci vuole l'approvazione in entrambe le camere a maggioranza. E poi si bisogna fare, diciamo, c'è un referendum per approvarla definitivamente. Però si può anche evitare questo referendum se le due camere sono state concordi sul testo, insomma, devo un po' rivedere sta roba. Vabbè, qui è la revisione costituzionale. Ok, mentre come è formato il Parlamento? Il Parlamento, allora, è formato anche come al solito da due camere, cioè la camera... la camera... dei rappresentanti, anche qua, l'Assemblea Nazionale, l'Assemblea Nazionale e il Senato. Allora, l'Assemblea Nazionale è composta non mi ricordo il numero di membri, 577, e nominati con sistema maggioritario, e poi c'è il Senato, che anche qui, diciamo che è un bicameralismo perfetto, mi pare, più o meno. Il rapporto di fiducia con lui non c'è scritto. Il Senato sono 348 e suffragio indiretto. Suffragio indiretto perché non vengono votati dalla popolazione, ma vengono votati dai rappresentanti dei diversi organi locali, diciamo. Ok. Quali sono gli istituti attraverso i quali il governo è in grado di condizionare i lavori parlamentari? Allora, come ho detto, c'è molta centralità del governo nel sistema francese, infatti possiede diversi strumenti appunto per condizionare i lavori. Innanzitutto può porre su un disegno di legge finanziario che riguarda la previdenza sociale, può porre, diciamo, la questione di fiducia, quindi quella legge si riterrà già approvata, a meno che i parlamentari non approvino una mozione di sfiducia su quella legge entro un giorno, mi pare, una roba del genere. Poi vi è un altro meccanismo, che è quello della... vige poi la sfiducia costruttiva, mi pare, quindi... E poi il voto bloqué, che è un po', diciamo, il governo dice che una legge, dice al Parlamento di votare su una legge con gli emendamenti proposti e accettati dal governo stesso in un solo voto, quindi senza poter cambiare niente, può solo dare un voto.
E poi vi è, mi sembra la sfiducia costruttiva, ma non so se c'è scritto. La fiducia basta, c'è scritto. Vabbè, La c'è commissione. la commissione, vuol dire che se le Camere non trovano un accordo, il governo può proporre una commissione che appunto elabora un testo su cui poi le Camere possono votare una volta sola. E poi. Quindi determinazione ODG Parlamento. E vabbè, perché il governo ha forti poteri anche di determinare un po' la discussione che si farà in Parlamento, quindi un po' ha un controllo abbastanza marcato sul Parlamento. E poi c'è la fiducia che appunto, cioè, non so, mi sto confondendo con altri stati, devo un po' vedere dopo, non so appunto. Ok, mentre quali sono le fonti del diritto dell'ordinamento francese? Fonti del diritto sono vabbè, in cima c'è la Costituzione. Sì. Poi vi sono le leggi regolamentari, le leggi regolamentari che è appunto questa fonte del diritto un po' diversa che non c'è in tutti gli stati, che riguarda le leggi con contenuto, diciamo che riguardano un po' i diritti fondamentali o l'ordinamento costituzionale. Quindi vi è questa fonte. Poi vi sono le leggi, quelle normali, le leggi delle Camere. Poi c'è da dire anche un'altra particolarità della Francia, è che la legge non è, ha perso il suo ruolo di fonte primaria tra le fonti sotto la Costituzione. Infatti non vi è più solo la legge del Parlamento, cioè vi sono leggi che possono essere normate dal Parlamento e quindi rientrano un po' nella legge tipica. Però abbiamo anche le leggi con competenza regolamentare che quindi sono normate proprio dal governo stesso. E questo è un po' diverso dagli altri stati. Addirittura se il Parlamento va a influire su quelle leggi, il governo può far ricorso anche al Consiglio Costituzionale per questa questione di competenza. Quindi questa è un po' la peculiarità. Ok, abbiamo detto quindi Costituzione, materia da normare con legge e regolamento, leggi organiche, sopralegge, subcostituzioni, legge referendaria. Ah, leggi referendarie, beh, quelle con referendum. Quindi poi si parla del semipresidenzialismo. Semipresidenzialismo perché sia elementi del presidenzialismo, in effetti non abbiamo detto che in Francia c'è questo meccanismo particolare per il quale infatti c'è un presidente che è eletto direttamente dal popolo e che ha funzioni, cioè che poi questo presidente nomina un primo ministro. E quindi vi sono queste due parti, diciamo. Infatti si dice, cioè ci sono due parti del potere governante, c'è cioè il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro. Diciamo che in condizioni normali, cioè se tutto funziona più o meno bene, cioè il Primo Ministro cioè perché ci sono due votazioni, cioè quindi ci sono due votazioni separate. Quella delle Camere e quella del Presidente della Repubblica. Diciamo che di solito il Presidente della Repubblica appartiene allo stesso partito del Primo Ministro e quindi tutto funziona bene perché il Primo Ministro seguirà più o meno quello che dice il Presidente della Repubblica, quindi ci sarà un indirizzo politico, sarà chiaro. Invece può capitare nella fase di cosiddetta coabitazione che queste due siano di colore politico diverso. E quindi c'è più confusione su quali siano le funzioni dell'uno e dell'altro. Diciamo che il Presidente della Repubblica, e questo appunto si intende semipresidenzialismo, il Presidente della Repubblica, cioè che mischia parte del presidenzialismo, quindi il Presidente della Repubblica, parte del parlamentarismo, in quanto c'è sia il Primo Ministro che è legato dal rapporto di fiducia con le Camere, quindi ha tutte e due le forme insieme. E i poteri del Presidente della Repubblica, diciamo che oscillano. E ci ha i poteri che può esercitare senza controfirma, che sono appunto la nomina del primo ministro, la nomina e la revoca, che sono lo scioglimento delle camere anche addirittura, e la promulgazione delle leggi, mi pare. E poi c'ha gli atti con controfirma, che sono appunto, sono vabbè, la determinazione dell'ODG del Consiglio dei Ministri, e
poi tipo la convocazione delle Camere in sessione straordinaria e poi presiede il Consiglio dei Ministri, anche il Presidente della Repubblica. E poi c'è, vabbè, il Domaine Réservé, che è un po' il suo dominio riservato, che riguarda più che altro la politica estera, la stipula di trattati internazionali, che è un po' la sua competenza riservata. Infatti, durante la coabitazione, diciamo che quali sono un po' vengono inibiti alcuni poteri del Presidente della Repubblica, perché ovviamente non può revocare così il Primo Ministro e non può sciogliere le Camere, perché comunque le Camere sono frutto della volontà popolare che ha voluto una maggioranza di un colore diverso da quella del Presidente. Quindi se lui sciogliesse le Camere ci sarebbero di nuovo votazioni e il popolo magari rivoterebbe ancora quello stesso Parlamento. Quindi sarebbe un po' un va. Quindi più o meno viene inibito questo potere. Poi viene inibito e il potere appunto di nominare e revocare il primo ministro, perché non è che può revocare il primo ministro perché non gli piace, che è diverso dal suo partito, perché è comunque frutto della volontà popolare. E poi più o meno questo, però gli rimane appunto il dominio riservato, quindi è abbastanza tranquillo per quanto riguarda le relazioni con l'estero, eccetera, dove lui è ancora il principale, e anche per quanto riguarda le cose militari, le cose diciamo di questo livello qua. C'è più o meno cooperazione tra primo ministro e presidente durante la coabitazione. Mentre potere giudiziario. Potere giudiziario in Francia, e anche qua c'è ancora il ruolo del presidente, perché si dice subito che il presidente è il capo del giudiziario. Cioè nomina, cos'è che c'è? Non so se l'ho scritto, nomina e revoca, tipo. Cioè il presidente comunque. Boh, non ci sarà scritto. Comunque si rimarca anche in questo campo la predominanza del presidente, almeno per quanto riguarda le nomine delle cariche. Poi cosa vi è? Cioè vi sono diversi tribunali, più o meno qua sempre simili sono le cose. Diciamo che la Corte Costituzionale e il Consiglio Costituzionale, che più o meno può giudicare sui ricorsi sia cioè può fare il controllo di costituzionalità, quindi se un giudice gli rimanda la legge, oppure mi sembra che può pure fare un controllo, diciamo appena dopo che viene promulgata la legge, lui alcuni organi hanno la facoltà di fare vedere se è costituzionale o no, però mi sembra. Boh, Poi il cioè. Presidente garante indipendenza giudiziaria, CSM 5 livelli. CSM è Consiglio Superiore della Magistratura, cioè, e poi 5 livelli, perché diciamo sono in base dal locale fino a quello al supremo, diciamo. Poi si parla di autonomie territoriali. Vabbè, diciamo che la Francia è sempre conosciuta come uno stato accentrato, però tuttavia ultimamente sta riconoscendo molto anche le autonomie territoriali. Tanto che ci sono addirittura 36.000 comuni, quindi più o meno ne ha un botto. E basta. Ovviamente adesso passiamo alla Germania. Ah, Germania, Germania. Germania, le fonti del Le fonti del diritto in Germania. Allora, abbiamo la Costituzione. Quindi la Grundgesetz, poi abbiamo la Costituzione, poi il diritto, boh, mi pare diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea, poi prima c'è Costituzioni Lander. le Costituzioni dei singoli Länder, sì, poi vi è il diritto dell'Unione Europea, il diritto internazionale, poi vi saranno le leggi delle Camere. Poi vi saranno le leggi dei singoli Länder, poi vi saranno le normazioni secondarie. Sì, ovviamente. Quindi come funziona il Parlamento, come è composto? Parlamento in Germania è chiamato, come cazzo, vabbè, è formato dal Bundestag e dal Bundesrat. E il Bundestag, allora qua abbiamo un bicameralismo imperfetto perché vi è
Il Bundestag è la Camera di rappresentanza e il Bundesrat invece è la Camera di rappresentanza territoriale, quindi dei singoli Länder. E allora, il Bundestag è composto da boh, vabbè, comunque parecchi, insomma, 600. Non ricordo i nomi. Sì, 598. 598. E diciamo, perché si dice bicameralismo imperfetto? Perché hanno più o meno, cioè, il Bundesrat ha un ruolo paritario per quanto riguarda le leggi che riguardano il livello regionale e basta. Per il resto, l'ultima parola sulle leggi e il controllo del governo lo fa più che altro il Bundestag. Il Bundesrat poi è composto da rappresentanti dei governi dei Länder ed è composto, mi pare, da 46, no, scusa, 60, saranno una cosa del genere, ma non so, vabbè, comunque è composto da un numero più ridotto e composto da membri governi singoli Länder, eh sì, 69 voti. 69 voti, perché si calcola in voti e non in quanti ci sono, diciamo, 69 voti e basta. Quindi ha un ruolo paritario per quanto riguarda le leggi regionali, per il resto può dipende dal tipo di legge il ruolo che c'ha, quindi noi vedremo dopo anche. Ma come si decide le leggi nei due tipi di mondo? Il procedimento legislativo, allora, l'iniziativa compete ad ogni parlamentare e poi, allora, dipende, ci sono le leggi bicamerali e le leggi non bicamerali. Per quanto riguarda le leggi bicamerali, bicamerali vuol dire che ci servono tutte e due le camere, quindi sono quelle che riguarderanno anche il territorio, eccetera. E allora, per queste leggi, praticamente, prima di tutto vengono discusse dall'assemblea in sede referente, dalla commissione, quindi c'è una commissione, discute la legge, poi lo manda al plenum dell'assemblea, quindi a tutta l'assemblea, e quindi vota al Bundestag, poi la passa al Bundesrat. E il Bundesrat, in caso di leggi bicamerali, ha tre possibilità: quindi dà il suo assenso, quindi la legge a posto, oppure non lo dà, quindi ha un potere di veto in questo caso, oppure nomina una commissione di conciliazione, che fa il tipico ruolo di trovare un compromesso. Invece poi, se le leggi non bicamerali, il Bundesrat non ha il potere di veto, può però nominare una commissione di conciliazione in caso non sia d'accordo. E così si fa, e poi basta, quindi c'è questa distinzione di leggi. Ok, mentre la figura del cancelliere? Allora, in Germania c'è, diciamo, il Parlamento, si parla di parlamentarismo razionalizzato perché c'è molta, dato molto peso a questa figura del cancelliere. Allora, viene nominato dal Presidente della Repubblica, è a capo del governo, nomina i suoi ministri e poi cioè, che poteri ha? Non so, tipo è il capo del consiglio dei ministri. Cosa c'è scritto? Nomina i suoi ministri. Proposta al presidente. Proposta del presidente. Bundestag, sfiducia costruttiva, questione di fiducia. Allora, sfiducia costruttiva è quando, diciamo, perché in Germania c'è un sacco di questi meccanismi. Cioè, sfiducia costruttiva vuol dire che più o meno possono votare la sfiducia al cancelliere, però ne devono trovare un altro. E se lo fanno, niente, si cambia cancelliere, per evitare periodi di buchi, così, quindi non già trovarne un altro. E poi vi è la sfiducia, la questione di fiducia, che è un po' come in Italia, quindi il governo pone la fiducia su una legge,
però viene utilizzato in modo diverso dall'Italia, perché non lo pone sulle leggi che ritiene importanti, cioè non è un tipo ricatto alla Camera, viene usato in modo più. E quindi questa questione di fiducia, che ha altre differenze anche perché rispetto all'Italia, però vabbè, adesso non stiamo qua a dirne, e basta, se non passa. Il cancelliere non è obbligato a dimettersi, ci sono diverse possibilità. O ignora il fatto, o viene sciolto il Bundestag, oppure il cancelliere, il presidente può essere rimosso il cancelliere, oppure il cancelliere può chiedere al presidente della Repubblica di nominare lo stato di emergenza legislativa col consenso del Bundesrat, in base al quale questo Stato, il cancelliere può fare leggi col solo assenso del Bundesrat per 6 mesi, punto. Ok, Questo. quindi mentre il presidente federale. Il Presidente della Repubblica, anche qua, ha ruolo neutrale, garante della Costituzione, eccetera. Come ho detto, nomina il cancelliere e su sua proposta anche i ministri. E poi ha ruolo, può rimandare indietro la legge, ad esempio, quando gli viene posta, e se ritiene che ci sia incompatibilità costituzionale, quindi ha questo potere. Poi ha il potere di sciogliere le camere. E diciamo anche qua si fanno delle distinzioni perché ci sono i poteri che diciamo ha bisogno di controfirma anche lui per fare i suoi poteri, e senza controfirma ha 3 poteri, diciamo, 3 eccezioni ci sono. Una è quella, più o meno le abbiamo già viste in un modo o nell'altro, perché la questione di fiducia, per esempio, lui può, come abbiamo detto, una delle sue possibilità era sciogliere il Bundestag, eccetera. Poi, e questo non ha bisogno di controfirma. Poi cos'era le altre Nominare proprio cancelliere due? è Sì. richiesto cancelliere rimane in carica fino a. Questo sì, è durante la sfiducia costruttiva. Nomina revoca cancelliere, ok, vabbè, Va abbiamo bene. Quindi abbiamo detto che la Repubblica Federale c'è cioè il federalismo fiscale, infatti. sì. Sì, Quindi c'è federalismo fiscale. un'amministrazione di tasse. Funziona che la federalismo fiscale vuol dire che più o meno c'è divisione, vuol dire che i Länder hanno una sorta di autonomia per quanto riguarda questo campo, e poi l'amministrazione può essere. O c'è quella che dipende direttamente dal centro, oppure ci sono quelle materie in cui può fare il Länder direttamente, eccetera. Boh, adesso non mi ricordo tutte le cose. Lei dice. Vabbè, allora parlami del potere giudiziario. Il Cosa potere ne so? giudiziario. Allora, c'è il livello federale e il livello centrale. Il livello federale è composto. Ci sono 5 giurisdizioni e 4 livelli. 5 giurisdizioni vuol dire che, per esempio, c'è la giurisdizione del lavoro, quella sociale, quella fiscale, quella. Boh, ce ne sono 5, comunque amministrativa. Poi 4 livelli, vuol dire che sono livelli. C'è il livello locale, poi c'è il livello, diciamo, federale. Poi ci sono il livello del singolo Länder, fino ad arrivare a qua. Poi ci sono 101 tribunali, e poi c'è quello centrale, il BVG, come viene chiamato, il BVG, che è il Tribunale Supremo Costituzionale. Ok. Mentre cosa dici del conflitto di attribuzioni? Conflitto di attribuzione? Sì, perché il Tribunale Costituzionale può valutare in diversi modi.
Allora, tra cui uno è il conflitto di attribuzione. I Dimmi di più. suoi giudizi possono essere, in primo luogo, allora, partendo dai conflitti di attribuzione, appunto, sono, per esempio, c'è un conflitto di competenza fra Länder e federazioni, e quindi risolve questo conflitto. Poi, per esempio, giudica sulle accuse, quindi se viene accusato il Presidente della Repubblica, un giudice, giudica anche su questo. Poi giudica sulla costituzionalità delle leggi, e ci può essere o il ricorso in via incidentale, quindi un giudice durante un processo si accorge che una legge incostituzionale gliela rimanda, oppure in via astratta, quindi vuol dire che dopo una legge, alcuni organi, dopo che viene fatta una legge, alcuni organi hanno la competenza di rimandargli la legge. E poi vi è giudizio, questo particolare, appunto, che può essere il ricorso diretto, quindi i singoli cittadini possono fare un ricorso al BVG per qualunque lesione dei diritti fondamentali, perché in effetti la Repubblica Tedesca, per esempio, riconosce anche il diritto sia quello di resistenza, quindi il diritto dei cittadini di resistere a una legge incostituzionale, sia il diritto, appunto, questo qua del ricorso diretto, sia, per esempio, un'altra curiosità, l'illegalità dei partiti antisistema, quindi quello comunista, nazista e tutte queste robe qua, e sia, vabbè, questo, quindi ricorso diretto, interessante, e poi i ricorsi sulle elezioni. Ok. Mentre come funziona la revisione costituzionale? Allora, revisione costituzionale. Innanzitutto non si possono revisionare, per esempio, l'articolo 1 e l'articolo 20. L'articolo 1 dichiara che la Germania è una federazione, che tutela la dignità dell'uomo, i diritti fondamentali. L'articolo 20 si dice che è uno stato sociale, che divisione dei poteri, eccetera. Quindi tutto questo non si può modificare. E poi per il resto com'è che si fa? Se ci vuole l'approvazione del Bundestag e del Bundesrat, 2/3. Ok, va bene. Ah, poi siamo alla Spagna. Spagna, dimmi un po' i poteri e il funzionamento della corona. Allora, la corona, che cosa è? La solita roba, che è un potere responsabile, eccetera, nomina il primo ministro su sua proposta dei ministri, poi che cacchio fa? Scioglierà le camere, scioglie le camere, nomina il primo ministro, e poi, Trattato internazionale, sì, nomine giudiziarie, FIFA. cessazione e promulgazione leggi. Sì, tipiche. Questi poteri c'è anche quella d'Inghilterra o? Boh, sì, può fare delle nomine, però sempre con una controfirma. Vabbè, allora parlami della struttura della Cortes Generalis. Il Cortes Generales sono composte da 2 camere. C'è il Senato, mi pare, poi l'altra che si chiama Cortes Generales. Vabbè, Senato Come quello americano. e. Ah, il Congresso dei Deputati. Il Congresso dei Deputati. Niente, allora. Allora, il Congresso dei Deputati è formato ma i membri sono variabili, mi pare, perché da Perché 300 ai 400? 400, perché non c'è una regola fissa.
E poi, vabbè, camera, il Senato, invece dipende, cioè ce ne sono un po' per provincia, per singole autonomie, anche per le isole, per le città in Marocco, ognuno ha il suo senatore, quindi è un po' di rappresentanza territoriale, anche qua. E niente. Sistema proporzionale. Ah, sistema proporzionale con clausola di sbarramento. Ok, mentre vabbè, il Senato. Senato invece, non so, maggioritario con il mio voto limitato, tipo. No, Camera di rappresentanza territoriale. Hanno un ruolo paritario riguardo enti regionali, leggi, veto. Ah, ruolo paritario riguarda le leggi regionali. Eh Emenda leggi. Veto. sì, può porre il veto a una legge del Congresso dei Deputati che può essere superato con una maggioranza dei due terzi, Assoluto. maggioranza assoluta. Sto aspettando 2 mesi, O aspettando maggioranza. 2 mesi, maggioranza semplice. Poi ha ruolo paritario per le leggi, perché vedi che sono tutti simili, quindi a volte uno Si ci si confonde, confonde. minchia, cioè. Sì, cacchio. Mentre il deputation permanente. Niente, perché le camere si riducono in sessioni e quindi questa garantisce una sorta di continuità, punto, cioè non ha una funzione. Ok, mentre vabbè, consiglio ministri. Il Consiglio dei Ministri, beh, dai, se lo nomina il primo ministro. E poi le funzioni di indirizzo politico, poi farà le leggi, non so. Esecuzione. Sì, beh, è tipico. Potestà regolamentare presidente. Potestà regolamentare del presidente, Dubbi. vuol dire che ci può fare le leggi in qualche modo. Vabbè, mi chiedi di fiducia. E poi la fiducia, che il Congresso dei Deputati può votare la sfiducia a maggioranza assoluta. Come funziona la revisione costituzionale? La revisione costituzionale può essere fatta. Ah, beh, anche qua c'è la revisione, la riforma. La revisione, quella che riguarda, diciamo, cioè un po' riguarda tutta la Costituzione, la prima parte dove ci sono i principi fondamentali, ci vogliono maggioranze molto elevate e poi una volta che sia approvata da entrambe le camere con una maggioranza qualificata, le camere si devono sciogliere, devono essere rielette e quelle nuove devono rivotare il testo. Invece per la riforma, che quindi è una riforma più piccola, può essere, ci vuole le maggioranze sempre delle due camere e poi forse un referendum e poi basta. Le Ok, quali sono le fonti del diritto? fonti del diritto sono, vabbè, anche qua abbiamo sempre la Costituzione, poi anche qua ci sono le leggi regolamentari, poi le leggi delle autonomie locali e basta. Costituzione, leggi organiche già approvate dalle Camere, trattati internazionali, atti aventi forza di legge dell'esecutivo, decreti legislativi con delegazione, poteri normativi d'urgenza, regolamenti di esecuzione delle leggi Sì, indipendenti, vabbè. statuti regionali, leggi regionali, competenze esclusive Niente, anche qua le leggi si distinguono quindi in quelle del Parlamento normali, poi ci sono quelle organiche che riguardano le materie più importanti, diritti fondamentali, eccetera. Poi vi sono. Cos'è che volevo? Ah sì, anche qua un po' come in Italia. Ci sono sia i decreti legislativi, quindi quelli che hanno bisogno della delega del Parlamento, sia i decreti legge in situazioni di emergenza, eccetera, che si possono fare. Un po' similarità. Mentre chi è il difensore del pueblo? Difensore del pueblo, ci si può rivolgere ai cittadini in caso di contro la pubblica autorità se non ha rispettato le cose costituzionali, ha abusato del proprio potere. Mentre com'è il Tribunale Costituzionale? Tribunale Costituzionale, allora, niente, giudica su
giudica su, vabbè, conflitti di competenza, poi su, anche qui abbiamo, c'è ricorso costituzionale, poi c'è anche qua c'è il ricorso diretto, che è chiamato recurso d'amparo da parte dei cittadini, che si può fare sugli articoli che vanno dal 15 al 29, che riguardano dal 15, sì, al 29, e che riguardano un po' sono i diritti fondamentali, più il 14 e il 30 anche. E si può fare questo recurso d'amparo, quindi il cittadino può rivolgersi direttamente, cioè ovviamente in via sussidiaria, quindi prima si deve essere rivolto alle altre corti, poi se nessuno gli ha dato qualcosa può andare da quelle. E poi su questi diritti qua, invece per i diritti sociali non c'è questa stessa tutela, ma si può avere una tutela solo se le leggi lo permettono, diciamo, un cittadino non si può rivolgere direttamente. Ok, sei stato autonomico. Niente, che la Spagna, diciamo, che è uno stato, diciamo, regionale, cioè non è uno stato federale, però le sue autonomie sono molto marcate, tanto che si potrebbe parlare di, quasi di federazione. E niente, poi si parlava, cioè, come si può raggiungere l'autonomia, più o meno le comunità possono fare delle votazioni, ci sono due livelli di autonomia in base alla maggioranza che raggiungono dei comuni e tutto, c'è un meccanismo, possono raggiungere due diversi livelli di autonomia che gli conferiscono diversi livelli di competenze, eccetera. Poi, però, non è tanto importante adesso andare a vedere perché più o meno in Spagna, non so, ci sono tipo 20 comunità autonome, così sono chiamate le regioni, e più o meno ormai tutte hanno lo stesso livello di competenza, perché dopo 5 anni chi ha il livello di competenza minore può chiedere quello maggiore, quindi alla fine sono tutte uguali. E niente, poi vabbè, all'interno ognuno c'ha la sua assemblea, le sue esecutive, così. Va bene, passiamo a Svizzera. Dai, Assemblea federale, come? L'Assemblea federale composta dal Consiglio degli Stati e dal Consiglio nazionale, mi pare. Consiglio, anche qua è un po' come in America, cioè la Svizzera è uno stato federale e il Consiglio nazionale ha, mi pare, 200 membri. Invece il Consiglio degli Stati, che è la Camera sempre territoriale, ce ne ha due per cantone, quindi i cantoni mi pare sono 23, non so, quindi saranno 46, una cosa del Sono genere, 26 cantoni. quindi sono 52. È come in America, perché anche qua il Consiglio nazionale, in base a quanta è la popolazione di ogni cantone, l'altro due per ogni cantone, un po' come in America. Poi anche qua il Consiglio nazionale può, beh, fare leggi, eccetera, e tutto, più nomina anche i 7 membri che vanno poi a costituire il Consiglio federale, che sono appunto, perché la forma di governo viene chiamata direttoriale, perché appunto non c'è un solo capo dello Stato, ma sono 7 che appunto sono nominati dal Parlamento e svolgono insieme, collettivamente, collegialmente, quindi svolgono la funzione di capo dello Stato, e singolarmente sono i singoli ministri, sono a capo dei singoli ministeri. Quindi questa è la cosa. Poi boh, c'è scritto qualcos'altro, non so. Sono due, queste due camere comunque. Ah, sì. Legge di bilancio, monti di competenza, i flussi di perequazione. flussi di perequazione, diciamo, c'è tutta una disputa sulle varie competenze, quali sono dei cantoni, quali della confederazione, cioè ci sono state diverse leggi che hanno stabilito così. E diciamo che qua si sta parlando un po' del federalismo fiscale, che più o meno ognuno si occupa della sua cosa, però ci sono flussi di perequazione perché si vuole rendere più o meno omogenea,
il livello economico dei singoli cantoni, e quindi i cantoni più ricchi trasferiscono risorse a quelli più poveri, più questo significa. Perché si parla di bicameralismo perfetto, quali sono gli strumenti, come avete? Niente, per fare la legge, bicameralismo perfetto perché vuol dire ruolo paritario, poi per fare la legge più o meno c'è bisogno dell'approvazione di entrambe le camere, quindi si rimanda la legge da una camera all'altra, questa cosa è chiamata navetta, e poi per... poi più o meno, poi anche qua c'è la commissione di conciliazione, eccetera, c'è tutta sta roba. Mentre il Consiglio federale? Consiglio federale è un po' la Corte Costituzionale. No, il Consiglio federale è l'esecutivo. L'esecutivo, sette membri devono riportare hanno funzione esecutiva, quindi c'è una stretta collaborazione con l'Assemblea federale. In quanto innanzitutto ogni anno devono presentare tutto quello che hanno fatto all'assemblea, che può votargli la sfiducia. Questo non comporta che loro devono smettere, non comporta la loro caduta, però comunque di certa influenza. Poi per esempio hanno sempre bisogno dell'assemblea, perché per esempio l'assemblea è quella che gli dà gli strumenti, quindi le leggi, la legge di bilancio, per poi poter veramente avere un indirizzo politico. E poi inoltre all'interno è composto, vige il principio collegiale, quindi c'è un presidente e un vicepresidente, però si fa a rotazione, quindi cambia sempre. Più o meno poi il presidente non ha nessun potere particolare, perché c'è semplicemente quello che dirige il Consiglio federale, e poi vabbè, se c'è una legge che è stata presa con uguali voti, il suo voto ha la predominanza. E poi diciamo basta, cioè può prendere decisioni da solo, contattando magari solo telefonicamente gli altri, e poi però gli altri devono convalidare la cosa. E questo è il Consiglio federale. Mentre il Tribunale federale? Il Tribunale federale è qua la Corte Costituzionale, più o meno. C'ha parecchi giudici, 25 a tempo pieno più 15 supplenti. E il Tribunale Costituzionale... Allora, qua giudica di tante cose, conflitti di competenza, poi giudica sulla costituzionalità delle leggi, poi sui ricorsi per violazione dei diritti costituzionali. Sì. Ricorsi per violazione dei diritti costituzionali, dell'autonomia territoriale, magari ci sono i ricorsi dei comuni, così, eccetera. Sì. Mentre i diritti popolari? I diritti popolari sono un po' la particolarità della Svizzera. Più o meno sono i referendum, dai, perché allora, ci sono molti referendum, i referendum facoltativi, i referendum obbligatori, i referendum facoltativi. Per esempio, quando si fa la revisione costituzionale c'è bisogno di fare un referendum preliminare. Poi quando si fa... c'è il referendum dopo ogni legge, si può fare un referendum con 50.000 cittadini, eccetera. Poi si può fare il referendum sia per la riforma che la revisione costituzionale qui. Poi la riforma, addirittura questa revisione della riforma, possono partire addirittura da un'iniziativa popolare, quindi un'iniziativa popolare può cambiare la Costituzione. Poi appunto dopo che è entrata una legge la possono cambiare, poi sui trattati internazionali possono fare un referendum, cioè più o meno su qualunque cosa, cioè non so, così è. Okay. E livello cantonale? Livello cantonale, anche qua i cantoni si chiamano repubbliche sovrane da soli, hanno alti livelli di competenza ancora, per esempio hanno ancora il potere di polizia, hanno il potere di porre le proprie imposte, quindi hanno ancora i prerogativi della sovranità, diciamo, e all'interno vigono molti istituti di democrazia diretta, per esempio all'interno di ognuno fanno i loro referendum, e poi c'è un esecutivo, un legislativo, eccetera, tutte queste robe. E poi vabbè, il federalismo su tre livelli. È perché, vabbè, ci sono i tre livelli che sono
federazione, poi i cantoni e poi all'interno dei cantoni ci sono i comuni che rivendicano anche loro un'ampia autonomia e infatti c'hanno tutti i loro organi, eccetera. Quindi su tre livelli, perché hanno tutti e tre i livelli di competenza importanti, diciamo. Ok, va bene, poi c'è la divisione dei poteri. La divisione dei poteri, diciamo... Vabbè, vabbè, niente. Ma vuoi dire? Boh, vabbè, no. Vabbè, già è un pezzettino veloce. No, vabbè, ma dai. Sennò non finiamo più qua. È stato stremante.